all'Accademia dei Ricoverati di Padova ci fu un dibattito. Immaginate che il 1700 sono gli anni in cui iniziarono i grandi salotti, cominciano le grandi accademie. Cominciano le donne ad essere protagoniste di questi cenacoli culturali. E però, guarda caso, nel 1723 a Padova si dibatte se le donne possono accedere alla cultura scientifica oppure meno. Siamo in pieno bruminismo. E vi ho riportato, infatti, pensate anche alle opere di Goldoni, ho fatto una citazione, da Goldoni, in cui per l'appunto le donne si lamentano per il fatto che a loro viene negato il diritto allo studio perché si le famiglie appunto preferivano far studiare i maschi per agevolare la loro carriera, anche la loro posizione sociale. E vi dicevo che un professore di filosofia le donne erano viste come coloro che dovevano procreare. Studiare significava allontanarle dai loro doveri familiari. La cosa interessante è che su basi illuministiche si riprende la teoria dell'umidità di Aristotele, per cui la donna ha un corpo troppo umido, non ce la farebbe fisicamente, proprio la vena aorta, diceva questo filosofo, troppo grande, non ce l'avrebbe fatta a reggere lo sforzo di uno studio scientifico. Quindi voi vi rendete conto che senza uno studio scientifico, senza lo studio della prospettiva, della matematica, una donna artista, ci sono state delle donne artiste, adesso non lo voglio negare, però naturalmente attenzione ai gentileschi nel 1600, però insomma abbiamo tutta una serie di fonti letterarie che ci dicono poi della difficoltà di queste donne, erano davvero mal viste, no? per una serie di motivi. La Chiesa per lungo tempo poi ha dato un'immagine della donna che doveva essere a casa rispettosa del marito, eccetera. E quindi, insomma, infatti, vedete, avrebbero messo in discussione l'autorità di analiti chiamati ad assoggettarli per legge naturale e divina. E da lì, siccome negli ultimi tempi, per l'appunto, proprio grazie all'incontro con Loriana, io non chiedo mai nelle autorità. Loriana, consente la presidente di Pandora. La presidentessa di Pandora, si scusa, oggi era andata, quindi non è potuta venire. Diciamo che io stavo lavorando proprio per mio interesse personale ad un filone di studi che è piuttosto recente, dedicato ad Archeol ed Archeolino, e quindi ci sono state una serie di equip di biologi botanici ed archeologi che hanno cominciato o a tirare fuori dei bitigni o proprio a studiare la rappresentazione. Questo in Italia in generale o a Roma in particolare? No, in Italia in generale. Sarà una mostra a Palazzo Pitti alcuni anni fa, ho contattato anche, ripeto, io per la mia formazione non sono un'archeologa, sono una storica dell'arte, ho contattato anche Carlotta Cianferoni, che è la direttrice del Museo Archeologico di Firenze e che su questi temi ha lavorato tantissimo. Diciamo che negli ultimi anni purtroppo il lavoro non mi consente di studiare come vorrei, e quindi il lavoro mi dà delle parentesi per potermi chiedere di studiare un po', però insomma sicuramente non per fare ricerca, però appunto il contatto con Pandora, a questo punto ho sentito negli uffici di Pandora chiacchierare di donne di donne imprenditrici che si sono legate in un'associazione di carattere nazionale, e quindi mi è venuta davvero voglia di collaborare con loro, di scrivere alcuni articoli per ritrovare un po' anche questa storia femminile che è sempre molto sottile e io trovo molto affascinante. È stato per puro caso di trovare un articolo di un archeologo che ha lavorato con un'equipe di archeologi spagnoli che fa ricerche nel Monte dei Cocci. Sapete che tra l'altro il Monte dei Cocci è accessibile su permesso speciale, insomma basta chiamare il Comune di Roma per accedere al testaccio, e è impressionante, è una collina di
portato anche una sezione della, della collina, una collina che è nata perché vicino c'era il porto fluviale, quindi siccome le anfore che avevano trasportato olio e vino, garum, si erano impregnate, bisognava lavarle, disinfettarle, eccetera, così la cosa più facile, visto che tanto venivano prodotte in Africa, Spagna, in altri paesi, così la cosa più semplice da fare era distruggerle e poi realizzarne delle altre, quindi proprio da questa distruzione, da questa discarica è nata questa collina di 35 metri di altezza, una discarica cece tanto. E quindi gli studi sono attualmente in corso perché queste anfore recano una serie di iscrizioni, infatti vedete un po' alcuni studi, sono di un archeologo del Pancera che aveva trovato già una dedica di Mascellina che negoziava in olio e vino appunto in età imperiale, e qui vi ho messo un po' un'immagine delle iscrizioni che recano le anfore. Questa è un po' un'immagine di un'anfora, si chiama Dresser, dall'archeologo che l'ha studiata, recano delle iscrizioni in cui c'è la tara, quanto olio e chi l'aveva prodotto e chi l'aveva commercializzato. Quindi queste iscrizioni sono fonte di informazioni incredibili che stanno venendo ancora alla luce. Questo è il fascino incredibile dell'archeologia, e quindi ci restituiscono uno spaccato di vita quotidiana, ma anche di una vita quotidiana del tempo, ma soprattutto ci portano lontano nello spazio e nel tempo, perché poi appunto c'erano delle anfore che venivano prodotte in Africa, l'olio, quello di peggiore qualità, veniva proprio prodotto in Africa e veniva utilizzato soprattutto per l'illuminazione. E grossa parte dell'olio però veniva prodotto nella Betica, in Andalusia, e poi veniva trasportato, arrivava fino al porto di Ostia e lì attraverso le navi fabbricate veniva appunto arrivata fino al porto fluviale. Queste anfore appunto regano una serie di nomi al femminile, ed è tutto da studiare, insomma, facevano parte di famiglie di imprenditori che operavano appunto in questa commercializzazione dell'olio. Vi avevo portato alcuni dati sull'olio, ecco, qui ci sono appunto alcune donne che vengono citate, da Placida, Felicissima, Longina, Caritosa, insomma, che erano queste aziende. Riportavo appunto anche alcuni dati sull'utilizzazione dell'olio, perché è un uso molto diverso rispetto a quello che facciamo noi. Che, immaginate che sui 50 litri di olio che venivano impiegati, 30, ecco qui, 55 litri di olio, 30 erano impiegati nella cosmesi. Si sta usando tantissimo, infatti, però appunto siccome in antichità l'olio non era spinto a freddo e quindi diventava acido molto facilmente, quindi o conservavano in salamoia le olive e poi le spremevano, oppure appunto a questa parte poi aveva la saponificazione. Sì, il sapone, mia nonna faceva il sapone con l'olio, esatto, no? Mi ricordo benissimo, in Calabria, sì sì. E quindi aveva un uso che era completamente diverso, e l'olio era uno di quegli elementi che veniva dato agli indigenti, nelle annone veniva distribuito grano, pane, olio, carne, e sono beni di primissima necessità. Infatti ricordavo che durante l'età di Costantino c'erano 1300 distributori di olio. Immaginate, insomma, la preziosità dell'olio, le religioni, insomma, ne consumavano tantissimo, e abbiamo poi le ricette che ci vengono tramandate da Pino il Vecchio per la realizzazione dei profumi, tant'è vero che poi un'archeologa a Pompei ha ritirato fuori queste essenze che venivano prodotte, quindi è molto bello trovare questi sensi, no? Anche l'odore che si poteva sentire in antico. E ritornando sempre per dare poi uno spaccato di vita al femminile,
dicevo che tra olio e vino alle donne era assolutamente vietato bere, c'erano due soscoli, pertanto i membri maschili di una famiglia di un certo grado avevano il diritto di baciare sulle labbra delle donne per sentire se avessero bevuto. In questo caso c'era la pena capitale. Adesso, tra l'altro, il vino era molto più forte, molto più alcolico di quanto pensiamo, dovreste capire, insomma, il sapore del vino, amicamente, insomma, tanto è vero che veniva lasciato decantare, anche il livello di conservazione, no, pece, eccetera, insomma, è abbastanza divertente, forse poi erano alcuni tipi di vino che non potevano essere consumati dalle donne, insomma, le fonti ci parlano di una grande libertà da parte delle donne. E la cosa che a me mi colpiva, ecco, che mi colpiva era che un po', dicevo, io per il mio tipo di lavoro racconto Roma e ovviamente scelgo come raccontarla perché per fortuna ho un lavoro con una serie di gruppi che mi consente poi di raccontarla in un certo modo, insomma. Tu prendi dei filoni narrativi, quindi poi introduci anche il ruolo. Dell'incontro tra arte e cibo, ecco, ho portato recentemente anche un gruppo in Villa Palesina a Trastevere e lì ci sono l'introduzione del cosiddetto can turco, appena arrivato, la scoperta della mele, delle zucche particolari, eccetera. Quindi trovo che sia meraviglioso questo incontro tra arte e cibo, insomma, lì negli affreschi di Villa Palesina, in queste decorazioni di Giovanni da Udine, abbiamo anche diverse fasi di maturazione. Quindi come ci sono arrivati da pochissimi anni dalla scoperta dell'America questi elementi a Roma, forse perché Agostino Chigi era ricchissimo, poi ci sono tutta una serie di ipotesi, è tutto uno spaccato che si apre, attraverso arte e cibo appunto riusciamo a dare anche uno spaccato della vita quotidiana, però quando racconto Roma mi piace anche pensare che questa città sia l'unica che è nata dall'incontro di genti, di culture, penso che questo sia un po' ciò che ci accomuna maggiormente e di religioni. E quindi lo stesso Monte Testaccio ha riportato questa fonte di fine 300, 1400, ci attesta questi giochi, questi tornei che venivano organizzati in occasione del carnevale e ci dà questa immagine del Monte Testaccio, il monte chiamato di tutta la terra perché si compone della terra di tutto il mondo, indirettata in segno dell'universale dominio, proprio perché queste anfore venivano un po' da tutto il mondo, è bellissima secondo me questa immagine di testaccio costituito dalla terra di tutto il mondo e quindi per questo motivo, siccome questo è un elemento secondo me specifico di questa città, io non mi stanco mai anche di raccontarle ai bambini. Io abito in un quartiere multietnico, nelle classi dei miei figli più della metà dei bambini sono, c'è una vostra comunità dello Sri Lanka, piuttosto che la scuola non è preparata, non ha fondi per aiutare questi bambini che hanno dei nomi italiani improbabili e allora ogni tanto mi riporto lì in Piazza del Campidoglio. La Piazza del Campidoglio secondo me appunto era anticasino, no? Prima parlavate di Lampedusa eccetera e quando ho dovuto realizzare il sito internet di Ozio per partire dal racconto della città e allora sono un po' partita dall'asilum, ho riportato questa citazione da Plutarco. Interessantissima questa cosa, quando la città è nel suo primo insediamento istruire un luogo sacro per accogliere i fuggitivi e lo presero sotto la protezione del dio Asilo. Li ricevevano tutti non restituendo lo schiavo padrone né il povero ai creditori né l'omicida ai giudici, anzi proclamavano che in seguito a un responso dell'oracolo di Delfi avrebbero concesso a tutti il diritto di asilo. Presto la città si riempì di abitanti.